e benvenuti alla 22esima puntata della Fiaba del Giorno del Veronese. Direi di iniziare come ci hanno lasciato i nostri parlamentari sabato sera con un grande applauso. Sono stati davvero bravi, hanno fatto 4 minuti di grande applauso per aver rieletto un presidente della Repubblica che aveva chiaramente detto che ne aveva le scatole piene, che ha 80 anni e che è stanco. Dopo 7 giorni di patetica melina e di patetici scenari politici romani, è stato eletto il presidente della Repubblica. È stato rieletto lo stesso medesimo presidente che poi ha inneggiato al fatto che si è reso disponibile in quanto c'è ancora la pandemia, in quanto c'è ancora la crisi economica, in quanto ci sono 1.000 problemi in Italia. Ma io mi chiedo, ma tutte queste persone che per 7 giorni si sono impegnate così alacremente per non riuscire a trovare un nome in Italia autorevole che possa fare il Presidente della Repubblica, ma come si permettono ancora di sedere nei banchi del Senato, del Parlamento, a ricoprire una carica che addirittura in molti casi non gli è stata neanche data, perché vi ricordo che nel 2018 è stato eletto un governo che non aveva la facoltà di essere eletto, sono state vinte le elezioni dal centrodestra nel 2018 e magicamente il capo dello Stato, che era Mattarella, non ha voluto ritornare alle urne, capendo che non ci fosse una maggioranza di governo. Infatti, nel 2018 noi siamo stati governati da un governo altamente fantasioso, che era quello composto da grillini e leghisti. Bene, a oggi siamo ancora governati da un governo multicolore, multiarcobaleno, che non è stato in grado nemmeno di esprimere un nome autorevole in Italia che potesse fare il Presidente della Repubblica. Complimenti al vostro lungo applauso per aver raggiunto un obiettivo davvero patetico. Grazie, a domani.